Ciao a tutti, come avete potuto vedere siamo al bowling, partita di famiglia oggi e questo è un flash vlog, durerà pochissimo, proprio una chicca e le risate ragazze sono assicurate. In realtà non siamo usciti per andare al bowling, abbiamo portato Gabriele all'allenamento in piscina. Al ritorno siamo andati a comprare il costume di carnevale per lui, non l'abbiamo trovato per la sorella, per lui per fortuna sì, e poi abbiamo deciso all'ultimo minuto, infatti stiamo tutti in tuta, tranne il bambino, di andare a fare questa partita di famiglia al bowling. Ok, un po' più piano. La devi adagiare. Là ce ne sono altre. Ragazze, quando mi dite sei bravissima, sei brava in tutto, sei un uragano, abbiamo trovato una cosa che non so fare, ecco, non so giocare a bowling. Assolutamente, sono proprio una schiappa, non ho mira, non ho nemmeno la forza per tenere la palla. Veramente proprio un disastro. Mio figlio è più bravo di me. Prendetene una più leggera, quella da 10, quella da 10, qua c'è questa 10. Chi lo deve prendere quello messo all'angolino? Non si possono alzare le barriere come bambini, no. Non so cosa voi riuscite a sentire perché veramente c'è un frastuono allucinante qua dentro, poi tutto rimbomba, sta facendo volare Gabriele, Gabriele vuole vincere, Federico sta già a 107, quindi abbiamo deciso di sommare i miei punti con quelli di Gabri per battere il papà, giusta soluzione perché altrimenti chi lo sente Gabriele, bisogna insegnargli anche a perdere, però non è questo il giorno, è il momento. E tornando al discorso fatto qualche vlog fa, far divertire i bambini, fargli vivere la quotidianità, la normalità per quel che si può, credo proprio che in questa serata, che comunque era pomeriggio, tardo pomeriggio, ci siamo riusciti. Ti stai divertendo? Sì, questo è l'ultimo turno! L'ultimo turno e poi andiamo a mangiare i panini che sono comprati con il prezzo della bowling. Oh, che ha fatto? Ha fatto 7! Che panini hai preso tu? Io 7! Poco di formaggio e ketchup e giusto! Mmm,
dietetico, giusto per l'alimentazione salutare di cui parlavamo giorni fa. Ha vinto? Noi! Ah, evviva! E come potete leggere, partita e cena compresa, quindi con pochissimo ci siamo divertiti e abbiamo anche cenato. Questa signora è buona. Buona anche a senso davanti, dice mio figlio, questa signora è buona perché gli ha portato il panino. Buon appetito! Buon appetito! Video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciami un commento, non ti dimenticare di iscriverti al canale. Ciao a tutti!